Salve tifoso nerazzurro! Sono tornato con notizie esclusive da condividere con voi. Ma prima, se non sei ancora iscritto, non perdere tempo e vieni a far parte di questa comunità appassionata per la Dea e restare informato di tutte le novità su Atalanta. Torino e Atalanta, Iene buongiorno, scambio in vista. Il Torino si avvicina alla firma del difensore Isaac Yen dell'Hellas Verona. Per liberare il giocatore, il club granata sarebbe disposto a scambiare il terzino Matteo Buongiorno con l'Atalanta. Yen, 23 anni, è un giocatore promettente che si è distinto al Verona nella scorsa stagione. È un difensore forte e veloce, che è anche bravo nel gioco aereo. Buongiorno, 25 anni, è un terzino sinistro esperto che ha già giocato nella nazionale italiana. È un giocatore versatile che può anche giocare come terzino destro o centrocampista. Il Torino sta cercando rinforzi per la difesa e il centrocampo in questa finestra di calciomercato. La firma di Yen sarebbe un importante rinforzo per il reparto difensivo del club. Buongiorno sarebbe un'ottima opzione per il club italiano, in quanto è un giocatore giovane e talentuoso. Le trattative tra Torino e Atalanta sono ancora in corso, ma è possibile che un accordo venga raggiunto nelle prossime settimane. E voi, tifosi nerazzurri, quale giocatore pensate sarebbe più prezioso per la vostra squadra? Lasciate il vostro commento. Una storia di incertezze e ambizioni, dove ogni scelta può cambiare tutto. Seguite i prossimi capitoli. Iscrivetevi, attivate le notifiche e partite in questa avventura con la Dea. Forza Atalanta!